grazie dell'invito di questo giornale, grazie anche della cortesia riservata anticipando il punto all'ordine del giorno. Cerco di essere il più veloce e chiaro possibile anche per non togliere tempo ai vostri lavori. Inquadro un attimino l'atto del sistema normativo esistente e quella che è stata poi dopo la riforma adottata ad aprile con la legge regionale. Sostanzialmente l'ATO nasce a Verona con una formula di consorzio e ha la competenza di regolare e programmare l'attività dell'istituto integrato su tutto il territorio provinciale, meno Castagnaro, che è l'unico comune a cui c'è Verona, che ha affidato l'ATO del Polesine. In questi 10 anni di vita è stato redatto il piano d'ambito, è stato revisionato poi l'anno scorso e nel frattempo sono stati realizzati, programmati e realizzati 150 milioni di euro di investimenti sul territorio della provincia di Verona, raggiungendo il risultato, non credo di meritare solo io, di avere la tariffa più bassa in Veneto e una delle più basse in tutta Italia, perché siamo al 20° posto circa come acqua più cara. Dicevo allora che con un decreto nel 2009 il governo decise che le ATO erano enti inutili e quindi andavano soppressi. In questa soppressione hanno però dato la competenza alle regioni di poter riorganizzare attraverso uno strumento legislativo proprio il riordino del sistema idrico integrato. Dopo si sono accorti che era talmente inutile che l'hanno prorogato per 2 anni, perché si sono resi conto che con l'azzeramento delle ATO di fatto veniva meno il rapporto di contratto di servizio con le società di gestione, perché uno dei contraenti non esisteva più. Quindi siamo andati avanti a forza di proroghe e ad aprile è arrivata poi dopo la legge regionale del Veneto. La legge regionale del Veneto di fatto fotografa la situazione perimetrale che già esiste adesso, cioè con gli 8 ATO di cui l'unico proprietà con la regione Friuli. Quindi ha avuto un approccio moderato a questa riforma per dire non buttiamo via tutto quello che è stato fatto fino adesso, che in linea di massima ha dato i suoi risultati, ma cerchiamo di partire da qua senza fare forzature per poi andare a migliorare l'organizzazione del servizio. Facendo cosa? Attraverso la legislazione poi di secondo livello, che sono le DGR, e quella che approverete questa sera è una DGR di fatto che arriva dalla giunta regionale, stanno cercando di uniformare sia i soggetti giuridici che nascono, perché prima c'erano delle convenzioni, dei consorzi e quant'altro, in convenzione per tutte le ATO. E poi dopo cominciare anche a ragionare in termini di contratto di servizio che si muova sugli stessi parametri, per avere anche la possibilità di fare delle comparazioni gestionali in maniera tale da vedere dove ci sono delle eccellenze e delle deficienze in termini di gestione, per cominciare anche a monitorare e dare delle indicazioni su come si deve arrivare poi dopo a gestire in maniera ottimale il sistema idrico integrato. Di fatto si fa lo stesso provvedimento che fu fatto nel 2002 quando venne costituita l'ATO ai sensi della legge Galli, quindi arriva sostanzialmente una delibera, io dico blindata, ma in realtà non è che ci sia contenuti politici da discutere, arriva blindata per il semplice motivo che se i 97 comuni cambiano lo schema di convenzione, di fatto non nasce più l'ente, insomma, ecco, quindi viene blindata questa cosa non per motivo vessatorio, ma solo per una necessità burocratica e tecnica per arrivare entro il 31-12, ma farò l'assemblea penso attorno al 20, per poter far finire l'atto e far cominciare il consiglio di direzione d'utenza. Quali sono le differenze di proposte di convenzione rispetto a quelle che erano state approvate a suo tempo per la costituzione delle ATO? Che il consiglio d'amministrazione non sarà più tale, ma sarà un comitato istituzionale, non saranno più 7 persone, ma saranno 3 persone, compreso il presidente. Questi manterranno la carica finché avranno lo status di amministratore locale, quindi saranno almeno consigliere comunale. Se perdono questa carica, automaticamente verranno sostituiti. Altro elemento di novità, che ritengo sia anche corretto, che se quando c'è la tornata amministrativa più del 50% dei comuni aderenti a questo consiglio di bacino d'utenza vengono rinnovati, si rinnova anche la governance, quindi il comitato istituzionale di questo consiglio di bacino d'utenza. Altra cosa che mi preme dire, lo sto dicendo in tutti i consigli comunali dove sono invitati, una novità che ritengo discriminatoria è perché è stato fatto divieto sostanzialmente agli attuali direttori con 10 anni di esperienza di poter essere rinominati. I direttori non sono assunti dalle ATO, sono di nomina di 3 anni, quindi non si tratta di difendere un posto di lavoro, ma difendere un principio.
Sostanzialmente adesso l'assemblea che costituirà il Consiglio di Utenza dovrà nominare un direttore tra un elenco di dirigenti forniti dalla Regione Veneto, di cui non si capisce quale possa essere la professionalità, la provenienza, da che settore arrivino, eccetera, eccetera. Su questo ho chiamato l'assemblea nella penultima riunione che abbiamo fatto a votare una mozione perché la Regione possa modificare questo strumento e dare la possibilità di essere inseriti in questo elenco anche i vecchi direttori. Poi dopo la governance che è deciderà se prendere il direttore nuovo oppure affidarsi all'elenco dei tecnici generali. Al momento però la situazione non è cambiata, quindi dal 1 gennaio 2013 l'attuale direttore, che è Angelo Franchini, che è un ottimo professionista, si troverà nelle condizioni di non poter essere nominato e arriverà un terzo di cui ignoriamo le capacità e l'esperienza. Queste sono sostanzialmente le modifiche rispetto all'atto costitutivo che formarono le ATO a suo tempo. Dopodiché, per quanto riguarda i contenuti della delibera, direi che mi fermo qua perché ho sottolineato le differenze. Se invece per curiosità si vuole magari avere qualche chiarimento in merito a come sta evolvendo il sistema di concertazione per la definizione del sistema tarifario, le competenze, eccetera, eccetera, sono disponibili. Grazie.